Buongiorno a tutti e bentrovati con la nostra rubrica dedicata alle interviste. Un saluto a tutte le persone che ci seguono sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Amico del Popolo. Oggi siamo in collegamento con un giovane, si chiama Simone Mazza, di Belluno, un giovane ragazzo appassionatissimo di scrittura, di lettura, di cinematografia. E ha realizzato in questi anni due romanzi che sono stati pubblicati. Poi lasceremo a Simone raccontarci di quello che si tratta, di come nel concreto sono stati scritti questi romanzi. Simone, ciao, grazie per questa intervista, grazie per questa chiacchierata, per esserti messo a disposizione. La tua passione per la scrittura è iniziata, possiamo dire, nel 2011, facendo un po' di calcoli. Tu adesso hai 24 anni, mi dicevi prima, fuori intervista, che hai iniziato ad avere questa passione quando avevi più o meno circa 15 anni, quando facevi le superiori. Hai cominciato ad abbozzare alcuni racconti che erano per la maggioranza dei casi fantascientifici, poi hai, diciamo, concretizzato maggiormente questa tua passione, sei cresciuto sempre più fino ad arrivare a pubblicare dei veri e propri romanzi e ad ampliare anche, diciamo, il tuo raggio di interessi. Ma spiegaci un po' come sono nati questi due romanzi, Shadowland, Il Parco delle Ombre e Le Folli Storie di Simon Mace. Certo, allora, queste due prime opere, diciamo, che ho scritto, che ho pubblicato, sono state scritte quasi in contemporanea, nello stesso periodo. Sono nate come un esperimento, volevo capire dove potevo arrivare o comunque dedicarci più tempo rispetto a un semplice scrivo un racconto breve o... Insomma, Shadowland è un romanzo comunque leggero, 160 pagine, quindi una cosa tranquillamente affrontabile. L'ispirazione mi è stata data, era un periodo in cui leggevo particolarmente comunque Joe Hill, Stephen King e suo figlio. Mi è servito moltissimo, così come credo che in generale leggere serva comunque sempre, in ogni caso, anche se non si scrivono racconti brevi o romanzi, insomma. Certo, E di certo. conseguenza un po' influenzato da questo suo modo di scrivere, questo suo stile, ho buttato giù, ho cominciato Shadowland per primo rispetto alla raccolta di storie e vedevo che mano a mano comunque le pagine aumentavano, vedevo che mi prendevano, che la storia mi prendeva, talvolta scrivevo in un'ora, magari scrivevo anche una quindicina di pagine, altre volte in un'ora ne scrivevo una. Perché magari mi convincevo che dovevo scrivere quando magari non era proprio il momento, però quando l'ispirazione comunque ti prende, la senti e la vedi anche perché le mani vanno da sole sulla tastiera, quindi è una cosa veramente bella, ti carica di entusiasmo e anche di orgoglio. Certo. E dopodiché ho concluso Shadowland. Nello stesso periodo comunque ho voluto cominciare un altro esperimento che è una raccolta di storie, le Folli Storie di Simon Mace. E anche lì comunque influenzato dallo stile di Stephen King e suo figlio, ho preso come spunto in particolare le mie paure inizialmente, ma comunque le Sì. paure che posso avere tutti, dall'aracnofobia, quindi la paura per i ragni, come la paura del buio. Io ho sempre sofferto da piccolo per la paura per il buio. Diciamo che non l'ho sconfitta, perché io credo che le paure che noi abbiamo le sconfiggiamo in parte, comunque perché rimangono sempre dentro di noi, per cui c'è sempre Certo. qualcosa che può scattare di nuovo. Però forse riusciamo in parte a conviverci. E è quella la cosa che ho fatto con la paura del buio, insomma. Quindi nel buio io sto bene. Certo è che, insomma, la fantasia nel buio aumenta a dismisura perché non hai spazi, non hai confini che te la limitino. Quindi, Certo. se parli di prati fioriti, di fiori, beh, tutto bello, ma nel buio è difficile che a me vengano in mente queste cose, anzi. Quindi talvolta mi spavento anche da solo, per cui sono proprio Sì. bello preso da queste cose, per cui... ma da un lato mi diverto un po' come uno che si butta col paracadute, no? Sa che ha paura, sa che ha l'adrenalina, però la vive anche bene dopo tutto, no? Certo, Un certo. po' Ma una cosa. questa passione per tutto quello che è fantascientifico, per l'horror,
Un po' forse hai già anticipato la domanda che voglio farti, un po' l'hai già spiegato, e questa passione anche per la scrittura, come è nata quando facevi le superiori? Beh, la base penso che sia anche il fatto che hai sempre amato la lettura, quindi questo di sicuro ha aiutato, poi parleremo anche del ruolo della lettura, ma come ti spieghi questa passione? Anche se è difficile a volte spiegare il perché di una Brava, passione, però insomma, sì. trovare spiegazioni non è mai facile, nel senso che tante cose le fai anche semplicemente per puro sentimento o per Certo. spirito dato, come è nata appunto questa cosa che io ho. Sembra una frase fatta, comunque una storia già sentita, ma quel pomeriggio che io ho cominciato a scrivere nel 2011 Sì. era un periodo di pioggia, qui non sapevo veramente cosa fare. Mia mamma stava stirando, ho detto: cosa faccio? Mi sono messo là col computer e ho detto: boh, proviamo. E insomma, capivo che mi stavo divertendo, mi stava piacendo, anche se comunque avevo concentrato in un racconto breve, 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 comunque un sacco di dettagli. E ho detto: boh, devo cominciare a darci peso a questa cosa qua, è una cosa che mi sta piacendo. E avevo scritto inizialmente una piccola saga chiamata UFO, Sì. ma molto, molto basilare, molto. La storia, il perché degli UFO non lo so, è una cosa che mi sono comunque sulla quale mi sono interrogato spesso e non so se è relativa, se è tanto come il discorso degli horror che ho avuto semplicemente la passione perché mi dà un senso di adrenalina, di potenza, o comunque della paura trago un certo che di beneficio, questo non lo so. Il discorso della fantascienza non si può dire che mi abbia dato paura perché non mi faceva paura. Però ho scoperto guardando magari, non so, film come Science, come, vabbè, La guerra dei mondi, poi dopo, ma l'interrogativo e il mistero probabilmente hanno fatto da stimolante, diciamo, no? Il fatto di interrogarsi, di capire cosa cavolo ci sia in questi cieli o che poi tante cose sono comunque, vabbè, americanate perché l'alieno Certo. verde, queste cose qua chiaramente sono cose bombardate dai film, queste cose qua me ne rendo conto. Però, insomma, nulla vieta di prendere come spunti magari queste cose già sentite, già viste e farsele proprie, no? Credo, Certo, credo. certo. Adesso, correggimi se sbaglio, se ho torto, ma credo che ci sia forse un po' di pregiudizio nei confronti dei generi horror, fantascientifici, correggimi se sbaglio appunto come ti dicevo, però come spiegavi tu bene, bene prima, questi romanzi scritti appunto ispirati a questi argomenti prendono spunto dalle paure insite nell'essere umano e prendono spunto da qualcosa di reale per poi, ok, crearci sopra una storia, però comunque una base di realtà, di appunto presa di cognizione di quella che è la condizione umana, di sicuro c'è, e a volte la realtà è più spaventosa di quello che si può leggere in un libro horror o di quello che si può vedere in un film thriller. Assolutamente sì, purtroppo, soprattutto in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, insomma, me ne sto rendendo molto, molto conto, per cui spesso la fantasia supera la realtà e l'orrore veramente che c'è nella realtà è una cosa disumana, però purtroppo sono i tempi di adesso, Certo. come con le paure, ne bisogna conviverci perché è difficile che cambierà. Certo, certo. La cosa bella, secondo me, appunto degli horror è soprattutto per uno che scrive, non guardare film o non leggere libri semplicemente per dire adesso devo avere paura. Il mio obiettivo primario è spaventarmi. Secondo me no, c'è qualcosa di più, cioè bisogna andare molto più profondo nelle cose e io lo ritengo nella lettura così come nella vita in generale. Se una cosa interessa, è giusto che si scoprano tutti i lati di quella cosa. Così come uno Certo. può pensare a un film horror, capirai, fa venire paura, ti fa magari piangere dalla paura che. No, perché c'è il lato buono in tutto, secondo me. Chiaro che negli horror, insomma, vedere uno che ammazza un altro o sentire la tensione che sale, dici, beh, ma cosa ti darà di positivo? Se uno chiaramente è appassionato, perché non sono per tutti, così come magari a qualcuno possono piacere i film romantici, magari io posso dire, boh, non mi dicono niente. È una cosa chiaramente puramente soggettiva alla fine. Però se a uno che piacciono gli horror decide di andare a fondo nel film, capire la psicologia magari del personaggio o dell'autore che ha poi ispirato al film, è Certo. molto più interessante che fermarsi solo
al film basta, cioè solo vedere cosa ti propone la pellicola. Andare a ricercare un po' le origini, le radici di quella, del perché è stato ideato quel film, del perché quel personaggio ha ammazzato questo piuttosto che l'altro, secondo me è interessante. Non è una giustificazione riguardo alla storia letta, o scritta o vista, però è una cosa interessante, insomma, secondo me. Tu prima hai citato come fonti di ispirazione Stephen King e il figlio, però nel tempo poi sei andato arricchendo questo tuo patrimonio letterario. Non dobbiamo dimenticare che anche nell'Ottocento ci sono stati degli autori importantissimi che hanno gettato le basi di quello che poi è diventato il genere attuale. Uno su tutti, Edgar Allan Poe. E ci sono anche delle differenze tra gli autori di quell'epoca dell'Ottocento o anche di epoche precedenti e quelli contemporanei. Tu adesso mi dicevi prima che hai cominciato un pochino a deviare la tua attenzione, la tua fonte di ispirazione appunto dal contemporaneo King ad autori precedenti, utilizzando anche un linguaggio che è simile a quello che veniva appunto usato da autori di epoche passate. Certo, la differenza puramente di linguaggio è netta, nel senso che si legge un autore contemporaneo, sempre preso come esempio Stephen King, o leggi Allan Poe, o leggi Howard Phillips Lovecraft, è netta, intanto per la pulizia del linguaggio, comunque adesso, come adesso, sono linguaggi volgari, scurrili, ma poi andando anche dal punto di vista di stile di scrittura, di come raccontare, di come raccontano le storie. Uno come Stephen King va molto diretto, sì, scrive tanto, condisce tanto i suoi racconti, perché comunque fa racconti lunghissimi, però io ho trovato questo modo diretto nell'esporre le cose. Invece autori come Lovecraft, per dire, ti fanno il giro della situazione senza mai rivelarti e spiegarti cosa realmente lui abbia visto o veda nel suo racconto, nella sua storia, ed è proprio lì il segreto, che lui ti fa costruire all'interno della tua testa la stessa storia parallela a quella che sta raccontando lui, con determinati dettagli, perché chiaramente loro, Lovecraft come altri, mettono tanti dettagli, però ti lasciano questa libertà di crearti in testa la situazione, o il mostro, o quello che sta scrivendo, quello che sta descrivendo. È una cosa importantissima, perché limitare lo scrittore, scusa, limitare il lettore, secondo me, è un aspetto negativo. Lo scrittore deve essere capace di scrivere e di descrivere tutto quello che lui ha in testa e di cercare di portarlo su carta, ma al contempo lasciare una libertà di immaginazione a chi legge, Certo. perché secondo me è giusto così. Poi c'è chi magari legge e vuole avere tutto già scritto, vuole già avere tutto quanto, la situazione già impostata, non vuole immaginarsi nulla di più di quello che già c'è scritto. Però secondo me è una cosa molto interessante e bella, secondo me, immaginarsi da soli più o meno certe situazioni, certe creature piuttosto che altre, secondo me, leggendo. Certo, e questo vale ovviamente per tutti i generi letterari, perché al di là dal punto del horror e del fantascientifico, credo che in qualsiasi libro, nel momento in cui una persona legge, cerchi di ritrovare anche i suoi sentimenti, quello che prova, cerchi in qualche modo di identificarsi indipendentemente dal genere e appunto di andare al di là di quello che è scritto in chiare lettere per poter creare qualcosa di più, immaginare qualcosa che va oltre quello che trovo appunto scritto nel libro. E, proprio parlando di lettura, un aspetto su cui insistono molto gli insegnanti quando si va a scuola è che per saper scrivere bene bisogna anche leggere, perché ovviamente se non leggi non riesci poi anche tu a ricreare nella scrittura, non hai quel vocabolario, quell'insieme di parole necessarie per poter riuscire a scrivere bene. Tu sei un accanito sostenitore dell'importanza della lettura, da buon scrittore, ovviamente. Chiaro. Chiaro. Allora, c'è una sfumatura in questo, nel senso, io anche sono stato vittima di questo obbligo dei professori e degli insegnanti a leggere, devi leggere, devi leggere. Il problema qual è? È che Sì. se noi leggiamo un libro che non ci piace, è peggio di non averlo letto. Certo, questo è verissimo, sì. E io sono stato, chiaramente, professori o gli insegnanti non è che vanno a dirti, a me non è mai successo che forse un anno mi hanno detto leggete quello che volete, l'importante è che leggiate, perché poi il prossimo anno facciamo sì, vediamo cosa avete letto.
E lì mi sono trovato bene perché ho potuto leggere quello che la mente volevo. Io alle, non mi ricordo se alle medie o in prima superiore, prima anni superiori, ho dovuto leggere Se questo è un uomo, può essere? Sì, di Primo Levi, sì. Allora, nulla da dire, ma sul contenuto o sulla bravura sua o sul rievocare certe orribili situazioni a cui magari è stato sottoposto. Però non faceva per me, non era il mio stile. Per cui io l'avevo letto, ma l'ho letto controvoglia, non l'ho letto cogliendo nei vari particolari. È come uno che non piace magari libri horror e tu dirgli: no, devi leggerti sto libro di Stephen King. Cioè, non ne coglie nulla se non la malavoglia di leggerlo, no? Quindi secondo me leggere è importante, però gli insegnanti da questo punto di vista qua dovrebbero lasciare più libertà agli alunni. Non dire leggete quello che volete, punto. Poi faremo la visione insieme di quello che avete letto, quindi fargli capire che devono leggere qualcosa. Però lasciargli la libertà di scelta. Io sono cresciuto, non mi vergogno a dirlo, da piccolo leggevo un sacco di Geronimo Stilton, avevo pacchi di libri di Geronimo Stilton da far paura. Poi, dopo Geronimo Stilton è venuto Piccoli Brividi. Sì. Avevo guardato anche qualche piccolo film di Piccoli Brividi, duravano comunque mezz'oretta, tre quarti d'ora l'uno. E mi ero appassionato un sacco, andavo in biblioteca, mi sembra ancora alla Crepadona, a prenderli anche con la scuola. E quindi delle basi c'erano già, chiaramente Certo, non è che ho cominciato a leggere a 15 anni così, le basi c'erano già, mi è sempre piaciuta la scrittura, sì, la lettura. Poi la scrittura è nata da sé grazie anche alle basi che avevo gettato prima. È importante sicuramente la lettura, sono un accanito sostenitore, mi rifaccio alla domanda di prima, sì, sono un accanito sostenitore di questo. Dovremmo trovare un po' più spazio nella nostra vita, nelle nostre giornate, da dedicare alla lettura, rendendomi conto che io in primis faccio fatica perché comunque le giornate di lavoro sono sempre stressanti, una più, una di meno. Però lo stesso tempo che dedichiamo magari a una serie TV, quei tre quarti d'ora, quell'ora, un episodio, perché non provare a buttarsi su un libro, anche una raccolta di storie? Una cosa che ho notato tanto in questo periodo è che più che i romanzi cerco di andare a leggere e anche a scrivere raccolte di storie. Ok. Perché andare a comprarsi un romanzo di 200-300 pagine, se le prime 20 pagine non ti prendono, magari lo lasci là e non lo riprendi più. Quindi hai buttato soldi, hai buttato anche un po' di tempo e onestamente a me dispiace lasciare là un libro. Se invece tu prendi una raccolta di storie, due, tre storie su 15 magari non ti piacciono, vabbè, le salti, ma le altre 12 magari ti fanno dire: ah, cavolo, belle. Cioè, comunque non hai buttato via un libro, hai buttato via tre storie su 15, è un'altra cosa, no? Ok. E prima mi dicevi, tra l'altro, che ora tu stai lavorando a un cortometraggio. Certo. Si può dire, si può anticipare qualcosina? Si può dire. Assolutamente sì, molto, molto volentieri. Allora, permettendo che questo è nato anche questo come un esperimento, nel senso che a me piace sperimentare nella mia esistenza, nella mia vita giovane, perché comunque adesso sono giovane e ritengo da un lato che se non fai queste cose adesso, un domani non dico che non puoi farle perché la famiglia, perché il lavoro, non tanto quello, ma più che altro perché si parla sempre di cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Chi me lo dice che magari fra 5, 6, anche fra 2 anni perdo interesse per una cosa del genere e lo lascio andare? Non necessariamente perché ho altro impegno, ma semplicemente perché perdo interesse. Secondo me è una cosa bruttissima, perché il tempo, se una cosa veramente la vuoi, lo puoi trovare. Ma se perdi interesse è difficile poi ritrovarlo perché cambia il tuo modo di pensare, la tua testa. Quindi è nato come un esperimento. Ho detto: boh, voglio vedere se è fattibile portare sullo schermo un racconto che io ho scritto. Mi hanno dato una mano due miei amici, uno ha frequentato l'elementare con me, l'altro l'ho conosciuto dopo, ma due grandissime persone, le vedrete chiaramente nominate anche nel cortometraggio quando uscirà, spero nel giro di qualche settimana, massimo di un paio di mesi, sicuramente prima Ah, di Natale. è proprio imminente, quindi. Assolutamente sì, ci abbiamo lavorato un anno abbondante, per cui è anche ora che esca. È un cortometraggio tratto da una storia che io ho già scritto, ma che non pubblicherò quest'anno, pubblicherò, penso, spero, il prossimo anno. È un po' particolare, non è una raccolta di storie normali, sconnesse fra loro, ma una specie di guida turistica in luoghi
alcuni fantascientifici, altri presi dalla realtà. Ad esempio, mi viene in mente un racconto, l'ho ambientato a Parigi, però una Parigi diversa da quella che magari si può aspettare, un altro ambientato nei pressi di Vienna. E devo dire che mi sono divertito tantissimo. E non svelo il titolo, ma insomma, non è una cosa chissà che sì, impegnativo come titolo, ma il prossimo anno sicuramente comincerò a dare delle informazioni, perché avrei quasi voglia di farlo subito. Cioè, se vado secondo i progetti che io ho già pronti, o comunque quasi pronti, dovrei pubblicarne 3, 4, 5 già solo quest'anno, ma non è meglio evitare, intanto per non bruciarli subito, ma poi perché ci vuole tempo da dedicare, e vorrei dedicare tempo giusto a ognuna di queste mie opere, tra le quali c'è anche un altro romanzo. Mi dicevi prima, sempre fuori intervista, Le folli storie di Simon Mays. Simon Mays è, diciamo, un'americanizzazione di Simone Mazza. Inizialmente questo nome non aveva nessun lato significato, se non quello di dare un titolo a questa raccolta di storie, un titolo spero accattivante. Suonava anche bene poi, tra l'altro, quindi mi piaceva. Dopodiché ho deciso di cercare, un po' come ha fatto comunque Lovecraft con la sua mitologia, con la sua ideologia, ho cercato di dare un senso un po' più profondo a questo nome, a costruirci al personaggio attorno a questo nome, un personaggio con una faccia che comunque sono riuscito a dare nel cortometraggio che vedrete, ma anche una profondità di opere, di racconti scritte da lui, ideologicamente scritte da lui. Simon Mays è uno scienziato, scrittore, nato a Charlestown, nella Rhode Island, e comunque intorno al 1800, comunque quegli anni là, a lui è capitata un evento particolare nel 1889, che gli ha dato la svolta per diventare scienziato e scrittore. Ha visitato un sacco di luoghi strani, particolari, alcuni appunto reali, altri inimmaginabili, e nella guida che spero di pubblicare prossimo anno, ma anche vada quello dopo, sono raccolte tutte queste sue esperienze, e sono esperienze potenti, secondo me. E ricordiamolo, spesso si ha l'idea dello scrittore come di una persona con la testa per aria, però tu invece hai i piedi ben saldi per terra, lavori, hai un tuo lavoro e nel contempo coltivi questa passione. Ma cosa significa in un contesto, penso piccolino, anche come quello di Belluno, aspirare ad essere scrittore? Tanto più in un contesto come quello attuale, in cui c'è un numero crescente di aspiranti scrittori, di scrittori emergenti, di scrittori più o meno famosi che affollano un po' tutte le case editrici e le librerie. Che cosa significa in realtà, essere scrittori o aspirare a diventare scrittori nella realtà odierna, in una realtà piccola, anche come quella di Belluno? Sicuramente non è una cosa facile. Ho detto altre volte che rendersi originali, adesso che siamo bombardati di qualsiasi cosa, dai film, alle serie TV, alle canzoni, tutto, non è veramente cosa semplice. In una realtà piccola, probabilmente come Belluno, da un lato forse è una cosa che aiuta, perché magari ci sono meno persone, meno individui che provano a buttarsi su questi, diciamo, sulla scrittura o su altre cose, su questi progetti. Da un lato, e me ne sto accorgendo adesso, comunque in questo periodo, che ho capito cosa realmente vorrei fare, che panorama vorrei avere davanti, mi rendo conto che è una cosa che ti limita, perché dal punto di vista di persone, dal punto di vista di realtà, è una cosa che ti limita un po'. Se vuoi fare il grande salto, non lo so se stare a Belluno è una cosa che mi può aiutare, se è una cosa che mi può limitare, ancora non lo so. Sono più per il no che per il sì, nel senso che mi sto accorgendo che avrei bisogno di più mezzi, avrei bisogno di più tempo per poter esplodere, diciamo, per poter
realmente comunicare quello che io vorrei comunicare. Certo. È Beh, una insomma, cosa che valuterò. al momento hai il tuo lavoro, il tuo posto fisso e dedichi tutto il tempo libero che hai a questa tua passione. E diciamo, dalla vita quotidiana, penso che tu tragga degli spunti, tragga ispirazioni anche mentre sei al lavoro, avendo questa mente piena di fantasia e questo entusiasmo, credo che anche la vita di tutti i giorni sia per te fonte di ispirazione. Certo, tante volte quella che si chiama ispirazione, la musa ispiratrice arriva quando meno te l'aspetti. Certo. Adesso, banalmente, magari sto tagliando un etto di prosciutto crudo, porca vacca, in quel momento là mi viene l'ispirazione giusta per scrivere una frase o okay. Che talvolta è meglio scriversele, perché tante volte volano via le cose, soprattutto quelle che ti passano in testa quando hai tanti pensieri, no? Sì. Certe volte posso scriverle e cerco di tenermi la mente meglio che posso. Però sì, la vita di tutti i giorni penso che possa aiutare anche a costruirtela questa, a farla arrivare, a farla venire questa musa ispiratrice, secondo me, quello sì. Io ho dei ricordi di quando ho scritto Shadowland, dei ricordi bellissimi che mi mettevo a scrivere alle 9 di sera e finivo alle 3, alle 4 di notte, bevendomi queste 2-3 tazze di latte freddo, e è una cosa che vorrei tornare a fare. Me ne rendo conto che adesso è impossibile, perché non è possibile, è difficile, perché Sì. ho altre priorità, il lavoro comunque è una di quelle, però un domani, se riuscissi, mi piacerebbe tornare a farlo, insomma, perché è una cosa molto appagante, gratificante, perché vedi, ti vedi proprio impegnato in una cosa tua, e quando una cosa tua riesce a coinvolgere anche gli altri, riesce a piacere anche agli altri, per me, diciamo, hai vinto, insomma, è l'obiettivo. Prima di tutto devi essere contento tu stesso, perché quello è chiaro, così come il crederci, non puoi pensare e sperare che siano gli altri a credere in te quando tu sei il primo che non lo A non fa. credere in te stesso, certo. Quindi è sicuramente l'ABC di queste cose qua. E di conseguenza, quando tu fai una cosa e agli altri vedi che piace, hai raggiunto un bel traguardo, secondo me. Certo. E com'è vissuto il periodo del lockdown? A parte che lavorando in un negozio di alimentari, probabilmente, anzi penso proprio di sì, che tu abbia comunque quasi sempre lavorato. Ma anche tutto il contesto attuale che stiamo vivendo, in cui ci sono sentimenti contrastanti che vanno dall'ansia alla paura del contagio, anche tutto questo contesto, può essere per te fonte di ispirazione? Allora, me lo sono chiesto un po' in questi Sì. mesi. Da un lato, quando era appena cominciato il lockdown, ho avuto poco tempo per pensare, perché ho avuto tanto lavoro. Abbiamo avuto Certo, tantissimo certo. lavoro, tante persone e tanta paura attorno. Io Esatto, personalmente esatto. non l'ho mai avuta, ma forse lavorandoci e essendo a contatto potenzialmente ogni giorno, ha fatto l'effetto di non procurarmi paura, nel senso, probabilmente essendo, se fossi stato a casa 2 mesi e magari un giorno avessi detto vado a fare la spesa, trovarmi in una situazione con tutti con la mascherina, tutti in ansia, tutti, magari avrei vissuto male anch'io questa situazione. Quindi, da un lato, sono contento perché non ho risentito in maniera psicologica io. Dal punto di vista di ispirazione, ho ricominciato a scrivere verso giugno, quando comunque verso maggio, Ok. giugno, ci sono un po', perché ripeto, prima avevo la testa tanto tanto piena, anche a leggere, proprio ho ricominciato a leggere comunque più avanti, Ho quando capito. il lockdown era finito. Ok. E i tuoi libri, dove si possono acquistare per chi fosse interessato a questi tuoi due romanzi, raccolte di racconti? Anche sulle piattaforme, anche su internet sono disponibili, immagino. Allora, Sì. io sono andato spesso su Amazon a guardare, e dice, riguardo al soprattutto Shadowland, mi ricordo che la copia non è disponibile, ma che si può Sì. ordinare. Sì. Questo discorso, da un lato, purtroppo, che inizialmente 2 anni fa con la casa editrice non ho ben pattuito. I Ok, prossimi ok. progetti che avrò, mi preoccuperò assolutamente come una delle priorità di
mandarli anche sui canali online, sulla versione ebook, queste cose qua. Ho già qualche contatto, per cui so che le prossime opere saranno assolutamente anche in digitale. Adesso come adesso, sia Sedone, che è il primo romanzo, sia Le folli storie di Simon Mays, che la raccolta di storie, si possono trovare le due zitelle in Piazza Piloni a Belluno. Quindi lì sono tante disponibili. Perfetto, perfetto. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Immagino che tra i principali fan ci saranno i componenti della tua famiglia e tua moglie, che tra l'altro mi dicevi prima, hai 24 anni ma sei già sposato, ti sei sposato proprio quest'anno. Cosa pensa tua moglie, cosa pensano i tuoi familiari di questa tua passione? Allora, mia moglie Tatiana ha sempre detto che lei è la prima fan, la mia prima fan, perché comunque quando ho qualcosa per la testa, qualche nuovo racconto, qualche incipito di nuovo racconto, ha voglia di leggerlo, ha voglia di sentirmelo leggere. I miei familiari mi hanno comunque sempre sostenuto su questa storia. Beh, mia mamma comunque mi ha visto nascere con questa passione, per cui diciamo che sono tutti dei primi fan miei, questi qua, sicuramente. Poi anche gli amici non c'è mai stato nessuno che mi abbia detto: ma figurati, vecchio, cosa vai a fare? Sì, mi hanno detto: guarda che è difficile, guarda che comunque è un panorama arduo da affrontare adesso come adesso, in questi tempi. Però mi hanno sempre tutti sostenuto, dai familiari agli amici, per cui già là è una cosa, un bel punto a favore mio. Sai, avere magari persone anche vicine che ti dicono: vabbè, lascia perdere, è Sì, vero, persone che ti scoraggiano. tu puoi essere forte, puoi credere in te stesso, e dall'altro questa credo che sia la mia forza, il fatto che io credo tanto 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 in me stesso. È una cosa che mi ha aiutato tanto a formare il mio carattere nella vita, e lo auguro a tutti, perché tante volte fare forza su se stessi credo che sia la cosa migliore da fare. Chiaro, avere le persone a fianco è una cosa bellissima, importante, perché ci sta, ci vuole, però in primis veramente dobbiamo realizzarci noi stessi, poi dopo è giusto che lo esterniamo anche agli altri. Certo. E poi penso che le due cose siano collegate, lo dicevamo anche prima, non puoi pretendere che gli altri credano in te se tu sei primo a non credere in te stesso, questo senz'altro. Assolutamente sì. L'immagine che proiettiamo all'esterno, è influenzata anche dall'immagine che noi abbiamo di noi stessi, quindi di sicuro le due cose vanno di pari passo. Sì, assolutamente sì. Ok. Allora, grazie a Simone Mazza per questa bella chiacchierata, in bocca al lupo e aspettiamo presto quindi di avere notizie su questo cortometraggio e sui tuoi futuri progetti. Molto volentieri, grazie mille a te, Martina. Grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo appuntamento. Grazie, arrivederci.